Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi nuovo video in cui vi mostro questa bellissima nuova palette di Too Faced, è la nuova Italian Spritz. La palette è uscita da pochissimo sul sito di Sephora e potete acquistarla ad un prezzo di 51 euro e in particolare ora ve la faccio vedere nel dettaglio. Il pack è fatto in latta e richiama diciamo lo stesso pack delle gingerbread, le palette natalizie anche se fatte in latta, e all'interno anche questa è fornita di uno specchietto, e queste sono le colorazioni. All'interno ci sono colorazioni decisamente molto accese, molto vibranti, sicuramente sprizzanti come vuole il nome, e ci sono infatti un sacco di colori aranciati che richiamano proprio lo spritz, ma anche tonalità sul blu, perché in realtà dovrebbe essere chiamata Italian Spritz Lake Como Cocktail Inspired Eyeshadow Palette. Insomma, è un po' lungo il nome, però richiama anche il lago di Como, quindi diciamo richiama lo stile italiano. Sono decisamente colorazioni molto accese, come vi dicevo, e colorazioni che comunque vi devono piacere, per chi è amante soprattutto dei colori sicuramente sarà una palette che fa al caso vostro. Sono dei colori sicuramente molto accesi e molto vibranti, e la particolarità di questi colori sicuramente è la texture un po' foiled. Infatti, se vedete proprio dalla palette, la grana degli ombretti risulta un po' più spessa, soprattutto dei metallizzati. Non ci sono particolari colori, diciamo, glitterati, perché come vi dicevo sembrano più foiled che glitterati, però alcuni, forse questo verde intenso, ha dei micro glitter all'interno particolari. Proviamo a swatcharne alcuni. Ad esempio prendiamo questo colore qui che si chiama Lake and Bake. Comunque sono molto morbidi, molto cremosi al tatto. Proviamo anche questo qui che si chiama Ciao Bellini. Quest'altro un po' più carta da zucchero. Anche questo verde qui molto particolare. Proviamo a fare uno swatch rapido. L'ho fatto un po' male, ma intanto guardate quanto è bello questo colore blu, veramente molto molto carino. E proviamo a swatchare qualche altro colore senza fare un casino. Ad esempio Capri Fan, Impestable, Take Me to Church. Sono comunque dei colori molto molto morbidi al tatto. Io ora non ho diciamo pressato più di tanto il dito sulla cialda, ma sono comunque molto scriventi. Direi di iniziare subito, così proviamo un bel po' di colori, cerchiamo di fare una cosa comunque colorata, perché diciamo che mi ispira molto colore, come vi dicevo, e non so, dà proprio aria di primavera, una bellissima palette primaverile che si avvicina molto comunque alle tonalità. Parto con un primo colore un po' più chiaro, questo colore biscotto che si avvicina un po' al pescato. Questo si chiama Spaghetti About It. Vado su tutta la piega. E questo è un bellissimo colore marroncino pescato che vira al rosato, caldo, veramente molto molto bello, e lo porto su tutta la piega. Cerco anche di allungare un po' l'occhio.
ecco qui, questa è la piega finita. Gli ombretti comunque opachi delle palette Too Faced li ho sempre molto apprezzati. In realtà, in generale, gli ombretti Too Faced sono degli ombretti che comunque mi piace utilizzare. Ok, vado ad intensificare un altro po' la piega con questo rosa qui che si chiama When in Rome, e vado con un pennello un po' più piccino qui nella parte più interna della piega. Sfumo leggermente con il pennello di prima, senza aggiungere colori, e così unisco, amalgamo bene entrambi i colori. Ok, adesso voglio scurire un po' il look e mi sono accorta che l'unico colore più scuro della palette è questo qui, per quanto riguarda le colorazioni opache, che è un violetto borgogna abbastanza intenso, ma secondo me c'è bisogno, penso, di un colore un po' più scuro, perché conoscendo questa tipologia di colori, una volta sfumati, secondo me sono un po' più leggeri. Con il pennellino di prima, che era piuttosto compatto e piccino, vado a prelevare un po' di colore. Vado ad applicare il colore qui nella parte esterna e in questo modo poi vado ad allungare anche l'occhio, perché lo porto verso l'esterno. Ok, come vi dicevo prima, sicuramente è un colore di media intensità, non è proprio scuro scuro, quindi diciamo che qui manca un colore per dare intensità, e diciamo che questo è un marroncino. Anche qui sarà sicuramente un marroncino a vederlo, un po' più nocciola, quindi non è su base molto scura, che permette di fare comunque un'intensità maggiore. Lo porto anche al di sotto e, come vedete, rimane comunque un bel colore, perché mi piace questo violetto magenta, ma non troppo scuro, come vi dicevo prima. Non fate caso se i miei occhi inizieranno un po' ad arrossarsi, questo perché, come avrete già visto in colorazioni viola, comunque violacee, che hanno pigmento rosso, i miei occhi comunque fanno un po' di reazione, e praticamente con tutte le palette, non soltanto Too Faced, la Lash Atenona, quindi è proprio una cosa mia, insomma, che questi colori tendono a arrossarmi gli occhi. Quindi sono comunque dei colori molto morbidi, non mi fanno allergia e non ho riscontrato nessun problema con le palette di Too Faced. Ok, a questo punto però io sono molto tentata di utilizzare uno dei due colori, sicuramente questo che mi piace un sacco, che è Lake and Bake. E proviamo prima con un pennello piatto a prelevarlo. Sembra che si prelevi bene. E lo porto al centro, dà il meglio di sé, secondo me, applicato con le dita. Ok, decisamente con le dita lo facciamo. Guardate che differenza! Ma è un blu spettacolare questo. Io penso che un blu del genere, con questi riflessi acqua marina, non l'ho mai visto veramente. Non è tanto l'intensità dello blu, che comunque è intensissimo, ma la particolarità che mi stupisce sono i riflessi di questo colore,
che lo rendono molto acceso, molto vibrante. Però, come vi stavo appunto dicendo prima, non ci sono dei colori scuri, perlomeno opachi, che possono andare a intensificare. Quindi diciamo che mi ritrovo questa zona qui un po' vuota. Quindi proviamo con questo colore qui, con questo verde, che sicuramente è un po' più desaturato rispetto a questo blu, è un po' più scuro. E con il pennellino di prima con cui abbiamo applicato il blu, ne vado a prelevare un po' e lo vado a portare qui nella parte finale. Ok, così ho scurito un po' di più, anche se a me personalmente piace intensificare e scurire i look con dei colori non luminosi, bensì opachi. Ora con il pennellino di prima arrivato a riprendere il violetto che si chiama Mamma Mia, perché così lo sfumo qui in questa zona per non dare uno stacco netto al trucco, per sfumare diciamo i colori, amalgamarli bene. Mi vado leggermente a prendere When in Rome, il rosato, e lo riporto qui. Vado a prendere di nuovo questo qui, che sarebbe Spaghetti About It, il primo colore che abbiamo applicato, per sfumare nuovamente. Mi stanno piacendo un sacco questi ombretti in generale, come vi dicevo, mi piacciono molto gli ombretti di Too Faced, però questa qui, questa palette l'ho notata comunque, ho notato un miglioramento di queste polveri, perché sono molto molto intense e Too Faced io non la diciamo non la considero non considero Too Faced un brand che possa fare dei colori super accesi, rimane sempre comunque pescata, un po' sul naturale con le chocolate bar. Però ecco, colori così intensi che danno questo risultato molto vibrante, me l'aspetto magari in altre tipologie di palette, in altri brand, tipo ad esempio i Perfect, per dirvene una. Ma non è finita qui, perché voglio continuare ad aggiungere colori, perché questa palette mi ispira tantissimo e voglio andare con Mamma Mia, voglio dare un tocco diverso. Voglio richiamare il violetto qui all'esterno, applicando diciamo un punto luce qui all'interno dell'occhio. Quindi vado con un altro pennellino e innanzitutto lo vado a swatchare. Vedete che è comunque più un topper che un colore metallizzato da applicare su tutta la palpebra mobile. Diciamo che rimane molto trasparente e lo si vede infatti anche dallo swatch. E sembra anche piuttosto duochrome. Però secondo me col pennello non rende, infatti non riesco a prelevare questo ombretto con il pennello. Proviamo direttamente con le dita e vado qui all'angolo interno dell'occhio. Io sono scioccata, lo posso dire? No, è bellissimo questo colore. Un po' più a strofinare il pennello, che magari così prelevo più prodotto e cerco di sistemarlo qui nell'angolo interno. Al di là dell'occhio un po' arrossato, però cioè, tra un po' mi passa. Io lo trovo fantastico questo look. Ho ancora voglia però di giocare con il colore.
Prova ad applicare Impastable, che sarebbe questo oro giallo, diciamo qui sotto. Ok, ora lo sfumo. Purtroppo per renderlo più intenso devo utilizzare le dita e quindi inevitabilmente sporco anche un po' sotto, però adesso andremo a pulire la zona con del correttore. Allora, nell'angolo interno, perché io qui avrei ancora uno spazietto, vorrei mettere un colore comunque chiaro, illuminante. Penso di andare a mettere Ciao Bellini perché è l'unico colore chiaro, diciamo, che mi potrebbe fare da illuminante, perché del resto di colori chiari c'è questo color panna. Che anzi, andiamo subito a prelevare il panna intanto, perché così vado a sfumare questa parte qui. Quindi la zona dell'arcata sopraccigliare l'abbiamo sfumata. Ora con un pennellino piccino andiamo a prelevare un po' di questo Ciao Bellini, questo qui. Ok, direi che non posso aggiungere altro, altrimenti l'avrei fatto volentieri perché questa palette veramente mi ispira tantissimo. Vorrei continuare con altri colori, però vabbè, fatemi sapere qui sotto nei commenti se magari siete interessati a rivedere questa palettina adesso che avete visto, diciamo, la maggior parte dei colori in azione, però ce ne sono anche altri, quindi se volete ve la rifaccio rivedere con un altro look. Ok, ho terminato il look occhi, non sono andata a mettere né ciglia finte né eyeliner, questo perché vabbè, le ciglia finte ci sarebbero state, ci sarebbero comunque molto bene, però ho messo tanto mascara e ho optato anche, secondo me, poi a vostro gusto personale, cioè, l'avrei messo anche io l'eyeliner, però come dire, attappa un po' poi tutte queste sfumature. Cioè, mi piace talmente tanto il look che è uscito fuori che mi dispiacerebbe tapparlo un po' con l'eyeliner. Quindi, così con tanto mascara ci sta molto, molto bene, secondo me. È un bel risultato. E sulle labbra voglio andare a provare uno dei nuovi Dynamatte Boom di SheGlam. Li abbiamo già provati insieme in un video precedente dove ve li ho mostrati sulle labbra. Queste qua però sono le ultime due colorazioni che vi avevo mostrato nello scorso video dei nuovi arrivi. Avevo deciso di acquistare anche due colorazioni rosate. E secondo me un bel rosa qui ci sta bene. E vediamo un po', qui c'è Take Action, questo rosa qui che secondo me ci sta bene, oppure l'altro rosa è questo qua che è Rule Breaker. Voglio però prima contornare le labbra con una matita, e questa è quella di Astra, la Pure Beauty Lip Pencil. Ho già provato queste matite, ne sono uscite due di questa linea, le ho provate entrambe. Questa qui non l'ho ancora provata sulla tonalità rosata, quella sul marroncino mi piace un sacco. E questa tipologia di matita labbra è veramente ottima, una cera fantastica questa qui di Astra. Sembra proprio il mio colore, un bellissimo My Lips But Better. Con un bel gloss al centro ci starebbe bene, però voglio provare Rule Breaker, il colore che vi dicevo prima, e lo andiamo ad applicare al centro delle labbra. Ok, decisamente questo è un bel rosa chiaro, quindi diciamo che ho fatto bene a contornare le labbra perché
Mi sarebbe bene, ok, però sicuramente è molto più carino, molto più presentabile questo colore con una matita leggermente più scura, ma proprio di un tono, di un pizzico più scura. Ok, il make-up è terminato qui, anche le labbra in combo mi piacciono un sacco e la qualità di questi prodottini qui, di questi Dynamatte, l'ho già testata, mi piace molto e devo dire la verità, non è male anche questo colore rosato, anche se secondo me è un po' chiaro per me e vi ripeto, è più carino contornato con una matita. Veniamo dunque alla parte delle considerazioni finali, provata appunto la palettina Italian Spritz di Too Faced. Che dire, sicuramente una palettina che se amate il colore dovete assolutamente provare e la qualità di Too Faced mi è sempre piaciuta, come vi dicevo, delle polveri, ma qui ho notato veramente un grande miglioramento. Anche perché queste polveri sono molto più pigmentate rispetto al solito. Sarà perché ovviamente i colori sono molto più accesi rispetto alle tonalità cromatiche comunque che siamo abituati a vedere nella gamma delle palette di Too Faced. La parte un po' bruttina, se vogliamo trovargli un difetto, ma in realtà sta palette non ce l'ha un difetto perché veramente è bellissima. E, dicevo, la parte che potrei dire, potrei considerare come tasto dolente è il fatto che non c'è un colore scurissimo. Però è una palette primaverile, primavera barra estate, e ci sta che non c'è un colore estremamente scuro, perlomeno io parlo di opachi, perché questi comunque sono molto intensi. Però ecco. Per chi magari come me gli piace intensificare ancora di più la parte esterna del make-up, ecco qui non c'è un colore opaco molto scuro. Questi, gli unici due colori opachi, questi qui, rimangono comunque un po' più tenui. Questo violetto, diciamo, questo magenta mi piace un sacco, ma non è un colore che fondamentalmente può dare intensità, può dare profondità. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Mi raccomando, se vi piace la palette e volete vedere altre tipologie di make-up, magari non con questo blu, ma ci manca da provare magari questi colori un po' più tranquilli, ma sempre foiled molto interessanti. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. E magari realizzerò un altro make-up con questa palettina qui. Io ve la straconsiglio, vi ripeto, se siete amanti del colore non potete assolutamente perdervela. E nulla, per il momento questa qui l'ho vista soltanto su Sephora, però sicuramente la troverete in altri siti con altri sconti. Per il momento vi ripeto che a prezzo piano costa 51 euro. Vale la pena comprarla a 51 euro? Io vi dico di sì, perché non vedevo l'ora di provarla subito. Ho detto non mi frega nulla di aspettare sconti su vari altri siti che la faranno uscire. No, ho detto la voglio provare subito. Quanto costa? Costa, perché io appena l'ho vista su Instagram, ho visto tipo su Trend Mood queste le foto di questa palette. Ho detto no, è la palette della vita. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like e se non siete ancora iscritti, male, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina così non vi perderete nessun nuovo video. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!